Monopoli. Questo video lo voglio fare, lo voglio preparare in modo serio, quindi diciamo che è un'introduzione per farvi capire, così almeno uno comincia, magari ci si prepara pure, si fa a vedere qualcosa. Perché? Perché adesso qua perdo gli iscritti, ma no, per dire, cominciamo a entrare in una sfera. Io vi ho letto l'altra volta l'ordine di Thule, l'ordine nero, i signori di Thule. Non sto parlando di nazismo nel senso quello, lasciate perdere, non c'entra niente, era per entrare in una sfera magica. E qui mo si davano a toccare dei temi paurosi per l'uomo. Perché? Perché abbiamo gli stereotipi e la dualità che la riportiamo in cielo. E non è così. Fino a quando non si capisce che il superiore è superiore, noi ci siamo messi in mente che il superiore si nomi, quell'altro mi scrive, non mi, è stato usato per quei demoni. Se voi state a scuola, state a fa casino, entra un professore e vi dice statevi zitti, voi che cosa fate? No, quello me l'ha detto, no, il professore di italiano, di storia, allora ci stiamo zitti. Arriva il professore di educazione fisica, non vi state zitti. O quello non ha gli stessi cosi, vi metta la nota, vada lo preso o whatever. È la stessa cosa. Il superiore è superiore. E allora vi siete messi in mente queste storie, no, perché il superiore sta il superiore buono e sta il superiore cattivo. Non è, ma fosse anche, un uomo nasce, non è che nasce poi, questi. L'uomo viene fatto nascere, almeno certi soggetti, viene fatto nascere apposta per eseguire certe cose precise. Quando parlava Hitler canalizzava un termine di merda, scusate, era il veicolo di certe cose, quello ti comincia a fare un costrutto nella testa di demoni, di cose, e già là sei proprio, t'ha buttato fuori strada. Io feci un video l'anno scorso, di più, forse uno dei primi che toccare la spiritualità, perché lo volli mettere in chiaro subito, anche se era precoce, e di fatti mi sono venuti alcuni utenti, anche in privato, lì, uno proprio ieri, e mi diceva, ma cosa si deve fare per cominciare un percorso, per aprire certe porte? E io l'ho rimandato a quel mio video. In quel mio video io ho detto una cosa, non so se qualcuno l'ha, perché vedi, io faccio tutto un discorso, come lo dico sempre, ma anche quelli che non l'hanno capito, mi sa che non l'hanno capito. Quando io vi ho parlato dell'ordine nero, i cavalieri di Thule, ma non è per quello, avrei potuto prendere un'altra cosa. È il concetto magico esoterico che bisogna vedere. Quando ho preso quello, non l'ho preso a caso, o almeno molti passi. Quel passo in cui dice se Hitler avesse dovuto sacrificare la felicità sua, dell'umanità, del suo popolo, di tutto l'umano per eseguire quello che l'entità, il superiore, Dio, va bene? È la stessa cosa. Questo è, se non si scardina questo, no, perché questi sono disegni cosmici. E fosse anche uno è diretto da un'entità che apparente, perché qua il bene e il male se ne sono convinti tutti che sono il bene e il male, quello che crediamo noi. Quindi sono disegni qualunque cosa. Nascono delle persone apposta per eseguire quello, e tu omiciattolo, no, ma quello è un demone cattivo, ma che cazzo? Quindi Hitler e le cose, io senza nemmeno saperlo questo, di questo passo che vi ho letto, 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, vi feci quel video, come si approccia al divino e si vive in simbiosi con esso, e che vi dissi? Annesso tutti, gli è sfuggito a tutti, io lo spero che almeno 2-3 persone tra 4.000 persone ha capito. E io non le devo dire queste cose,
Voi le dovete riconnettere, perché dal momento che le dico chiaro è come se porti le radici di una pianta alla luce, cioè muore, non vale più il concetto, o comunque ne perde tutto il potenziale. Quindi, che vi dissi? Mi disse qua tutti i complimenti, oh, grazie Luigi, grazie che ci dici queste cose, grazie. No, ma voi vi credete che io sto a fare questo perché sono un buon samaritano? O amo il prossimo? Io so che devo fare questo. E che questo devo fare? Se mi, e io in quel video vi dissi, andatevelo a rivedere, se avessi seguito questa guida che mi diceva ammazzali tutti, per me era uguale. E guarda un po' che dice quello là, se quella entità gli avesse, entità superiore gli avesse detto guardi, sacrifichiamola, uguale. Voi non avete capito che voi non siete voi e non contate un Kaiser, voi nel senso io, l'io. Vi siete costruiti tu, quello è bello, quello è male, quello ha fatto così, quello ha ammazzato quello, non e giudicate da lì e fate tutto un costrutto da lì. Voi dovete riuscire a capire che non capite, io in primi tutti, non capiamo un cazzo se ragioniamo con l'io. E voi ragionate con l'io. L'altro utente, l'altro uno, che quello ha giocato con le potenze. Poi per i suoi fini personali. Ma voi vi volete immedesimare nel personaggio? Che cavolo stava a succedere? I fini personali. E uno che c'ha i fini personali sacrifica l'umano intero, mazzo, fa saltare l'intero mondo e che fini c'ha, scusa? Personale. I fini personali alla fine sono materiali, o di potere o di cose. E se non ci sta più il mondo, qui non si tratta di quello. Il percorso di risalita alla luce non è un percorso di andare a capire quella, è un percorso di e per servire il superiore. Questo si intende per questo che non volete capire. Voi vi credete che è una cosa, tutto tranne quello. Servire il superiore significa che voi andate in connessione divina, siete il medium. Quello che è tutto il percorso serve per arrivare a capire quello e fare quello. Poi ognuno ha il suo ruolo, magari apparentemente inconsapevole, e torniamo che tu non puoi giudicare, non lo puoi, non puoi, ma come fa? Ma come se uno giudica Dio? I demoni, quelli, che cazzo è? Qua è superiore, grazie, comincia a inginocchiarti, allungarti per terra supino, a piangere in cinese, per ringraziare che sei arrivato a una connessione. E quello, no, il demone, quello, tutto un macello di bugie saldate pure con Hollywood, con cose, con questo, tutto vi hanno messo tatta. Dovete scardinare tutto questo, non ce la farete, nel senso che ce la fanno in pochi. In pochi significa magari tutti quelli che stanno a casa mia, tranne un centenario. Che mi fai discorso. Hitler usato dalle bombe. Ma che cazzo? Ma che. È la stessa cosa di Gesù Cristo. Vi sognerete mai voi, specie voi che ci credete, che Gesù Cristo era. È la stessa cosa. Ma se quello gli ordini di verniciare la parete è bianca e quello gli ordini di verniciare la nera, che ne sapete voi? Qual è il bene, il male, no, la vernice nera e bianca, perché il bianco è tutto, e più ne sai di queste cose, più vai sballottato se non sono indirizzate giustamente. Il fine è la connessione divina e servire. Ish din, c'ho il mio motto là. E poi arrivano, io non servirò mai, io non ho idee, siete totalmente fuori, non avete, non potete andare da nessuna parte, non potete fare niente, niente, fino a quando non capite che non esiste il demone, l'angelo, Dio, Satana, esiste il superiore, i superiori. E
E fosse anche, inventiamoci, ma non è vero, stanno in guerra tra loro e non si sa perché non puoi giudicare chi è bene e cattivo. Comunque, fosse anche, ti fai i film e quello è cattivo. Beh, sei nato alla parte sbagliata, se nasci di colore, sei di colore. Non è che dici, ma io no, aspetta un attimo, io ero bianco, però dopo sono un'anomalia, non bufa niente. Dove nasci, sei. Quello è stato preso, fatto quello, nato per quello, per fare quello. Punto. Il fine è andare a fare una connessione divina e quella connessione va avanti, è dura, è lunga, ho fatto milioni di cose, i segni, capire, seguire. E che ti mette a fare? No, aspetta, però, ma tu sei quello buono o sei quello cattivo? Oppure lo capisci perché ti sta spingendo a ammazza uno, ma non ti spinge a ammazza uno. E se ti spinge a fare certe cose, stai dentro un condominio. Voi vi credete che incontrate una persona uguale, voi fate la stessa cosa, una persona, poi lo ascoltate con la vostra sapienza e poi giudicate, no, secondo me mi sta spingendo. Voi non potete, non esiste niente questi discorsi, questo lo devi chiudere. Putain di una miseria, non riesco a spiegare, il fatto questo è solo l'anticipazione, poi magari in base a come si scrive, si scatena l'inferno, ma io da lì poi riprendo gli spunti. L'intuizione più alta prodotta dalla coscienza. Perciò queste armi e questi strumenti magici sono rappresentazioni simboliche di eventi psichici, di forze inerenti alla potenzialità dell'uomo interiore. Vi siete messi voi a giudici, vi siete messi a fare Dio, voi giocate a fare Dio. Non è possibile, e quindi è inutile che mi chiedete, ma come si fa a avvicinarsi a quello? Perché va tutto sbagliato, io non lo so come spiegarlo. O meglio, lo so, nel senso, mo questo è un preambolo, mo me lo preparo un video per cercare di farlo capire. E in futuro, non adesso perché me l'ha chiesto pure uno, fai una di live, cose, se ne parlo, mi fate le domande, almeno è più facile, solo su questo argomento, magari lo farò non adesso, vediamo, perché sennò non si riesce a spiegare, almeno in diretta uno dice una cosa e gliela fai capire subito, perché sennò io da solo il monologo non lo so fino a che punto. È impossibile, non si può, è come parlare l'arabo, io capisci, non vale l'esempio, è come parlare su dimensioni diverse, su un altro pianeta, torniamo sempre là, un altro pianeta, un'altra razza, non si spiega. Sì. Il problema, sai qual è? Che questa gente che si crede, no, quello serviva ai demoni, le cose. E si tiene la sua idea, è una persona materiale. No, si vuole inserire nei discorsi spirituali, vorrebbe fare. Non lo puoi fare, sei strutturato male. Siete strutturati male se fate questi discorsi. È impossibile che una persona strutturata in quel modo possa solo pensare di fare un percorso spirituale, perché voi credete che il percorso spirituale sia, oh, andiamo alla luce, quello poi. Non è, il percorso spirituale è servire il superiore. Come un milì, quando vi dissi in quel video, io sono un soldato e guardavo in alto, ovviamente, non un soldato, perché a quei tempi erano i primi video, già i precedenti col sismo, mi ricordo, questo doveva che fa veramente. E poi specificai che era qualcosa, soldato inteso. O diventate soldati o rimanete materiali. Non esiste la spiritualità quella per elevarvi. No, io capivo, ma che cazzo. E tutti sti maestri di mezzo che hanno inciampato ancora di più. Un altro che faceva un commento, Castaneda ha detto che Castaneda può di quello che si pare, Gesù Cristo può di quello che si pare, nel senso che io gli riporto certe cose, ma c'è un modo di pensare vecchio, cioè antico e finito, l'era dell'acquario lo sta spappolando quel tipo di pensiero. Cioè, se io parlo di Castaneda e dico tutte cose di Castaneda, 90% le ripeto, bisogna fare così di qua, e poi uno mi ricaccia un 10% che dice che è ridicolo. Il vecchio modo di pensare non poteva accettare questo, perché nel vecchio modo di pensare, se quel 10% è sballato, vuol dire che pure tutto il resto è sballato. Non è vero!
talmente semplice che per quanto è semplice, è come i miei video, no? Uno può dire pure, non lo so, che tutto quello che dico è giusto, poi magari odia questi discorsi della terra piatta e non deve giustificarlo perché se no se dice la terra piatta vuol dire che non è vero tutto il re, ma se io dico che se uno c'ha sete si deve bere un bicchiere d'acqua, che se uno è giratese si deve allungare, tutte cose proprio, poi dico una cazzata che fa, non vale più che se uno c'ha sete, no, vale quello e quell'altro lo butti. E come lo fai a scindere? E là sta tutto il gioco. Quindi vabbè, dai, preparo un video preciso con degli spunti precisi per approfondire, per spiegare bene, ma sappiate che mo andiamo dentro quella, mo vi cerco di portare dentro questa dimensione magica di connessione. Il percorso di avvicinamento al superiore non è un percorso come si immagina uno, che uno, i demoni, quello, cose. Si serve, ci si inginocchia, si deve sentire una. Ci deve venire da piangere quando fai un sacrificio. Quando senti di dover fare una cosa che va contro la tua materialità, i tuoi interessi e riesci a farlo, perché qui ci si deve pure sopravvivere su questo mondo, non è che facciamo i kamikaze. E quando ci riesci, devi godere nell'averlo fatto. Quindi una privazione fosse anche. È una goduria in quella sfera tutto contestuale. Non si può prendere i pezzi di qua, li metti di qua, quell'là, il bene e il male che c'ha qua, lo spari di là, il superiore, i demoni, di Satana, Dio, lotto con quello. Queste cose sono, non le potete sapere, invece voi ci mettete i paletti certi. Voi siete convinti che esistono quelli, oh, quelli cattivi, quelli buoni. Esiste un disegno, quando si fa in quella dimensione, esiste un disegno. Se questo disegno comprende pure una parte nera, è un disegno voluto dal superiore, quello che voi chiamate Dio, va, se no mi dico dei, voi cominciate a inciampare i cervelli. Quindi, video di preparazione per questa tematica, non so quando la farò, spero di prepararlo bene e preciso sto video, perché qui si deve entrare in una dimensione che no, se no non si spiega. Ok, mi raccomando, perché se no qua avesse superato, questo è un matto, avesse dovuto sacrificare il suo popolo, guarda, ma questo non può. Avete una visione totalmente sbagliato. Quando parlo di Hitler, io parlo della sua connessione, di cosa lo spingeva, mi immedesimo, lo capisco perché aveva fatto delle scelte, cosa faceva, cosa no. Non lo, tu dici, ma quello giusto, ma lascia perdere che non è vero. Tutta la storia che voi vi credete che quello è il male perché ha fatto quello, ma manco voglio dire cosa, non ha fatto quello. Quello è stato tutto dopo gonfiato, cose ingiambate, un macello li hanno combinato. Perché? 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 Ve lo dico nel prossimo video. See you later, alligator.